Il seminario ha cominciato a mettere in campo una serie di questioni, diciamo così, questioni. Ci siamo detti, già con la scorsa introduzione, ma insomma fin dall'inizio, nel programmare quest'annata, ci eravamo detti che avremmo voluto fare quest'anno una specie di salto, andare al di là di qualcosa. E per questo abbiamo anche provato a cambiare leggermente, in un certo senso, la denominazione del seminario. Anziché seminario sui fondamenti della semiotica, l'abbiamo chiamato seminario sui fondamenti della significazione. Che cosa questo voglia dire è una cosa che vorremmo costruire, però nei nostri intenti già in qualche modo si può configurare una prospettiva, diciamo. Allora, il seminario sui fondamenti della significazione sta per un programma che sarebbe quello di tentare di dare corpo a un insieme di discussioni, a un insieme di incontri, a un insieme di confronti, che ci permettano di chiarire un poco meglio quali possono essere le condizioni della produzione del senso, le condizioni della produzione del senso e della sua presa, diciamo, al di là di alcuni oggetti che la semiotica in senso lato, per così dire, si è data come oggetti che le sarebbero propri. Cioè, in un certo senso vorremmo capire se dietro alla definizione o all'assunzione, più che definizione, perché la definizione è sempre stata molto più complicata di quanto poi non abbia prodotto nei fatti, ma l'assunzione, per esempio, dell'oggettualità del segno come tipo di correlato oggettuale della semiotica. L'oggettualità stessa del testo, quindi come concetto che dovrebbe esprimere un certo tipo di correlato oggettivo della semiotica. Insomma, se al di là di questo discorso, se vogliamo, è enunciato, cioè se al di là di una serie di assunzioni di concettualità di questo tipo, che sono in un certo senso fanno parte, costituiscono l'ossatura di una semiotica intesa come diciamo, l'elaborazione di una vocazione disciplinare, per cui si è data una forma di istituzionalizzazione disciplinare a partire da questo tipo di concetti messi in campo, se al di là di questo si possa intravedere, diciamo così, il campo, la dimensione delle loro condizioni di possibilità, cioè delle condizioni per le quali questo tipo di concetti possono avere validità, possono essere validità nel senso di colti come valevoli, quindi integrati dentro a un quadro teorico che li definisca davvero e non li assuma come tali. Insomma, il progetto sarebbe quello di vedere se esistono nell'insieme, diciamo così, di alcune tensioni teoriche che hanno costituito il terreno di coltura anche della semiotica insieme ad una serie di scienze sociali del secolo scorso, di tutto il Novecento, se esista la possibilità di montare un terreno retrostante, per così dire, che giustifichi una serie di mosse. Ora, la semiotica si è certamente, quella che conosciamo come semiotica, si è certamente costituita a partire da una serie di domande e di questioni irrisolte, di tensioni irrisolte. E tuttavia crediamo oggi abbia bisogno di una rivisitazione delle condizioni che la giustificano come progetto. In questo è da associare all'insieme delle scienze, non vorrei neanche tanto dire scienze umane, perché siamo un po' al di là già oggi, in questo scorcio
del terzo millennio, siamo un po' al di là di questo problema dell'umano e del non umano, quanto si è discusso dell'umano e del naturale, del sociale e del naturale in questi ultimi tempi. Cioè, in una certa misura però, quanto si possa intravedere un problema della significazione come condizione del dire del senso articolato. Cioè, come si dice il senso articolato, come si parla del senso articolato, se non assumendo un problema che è quello delle condizioni della significazione in quanto tale. Capisco che cercando di sintetizzare un progetto ancora in questi termini il modo in cui lo faccio possa sembrare esageratamente più che sintetico, sincretico. Tuttavia questo è il tentativo che stiamo facendo, anche per uscire da una serie di difficoltà contro le quali spesso, lo dico a partire dal fatto che questo era ed è stato un seminario di fondamenti sulla semiotica, un semiologo si trova confrontato. Cioè sono difficoltà di gestione di profonde fratture interne a quello che si chiama, che si vuole intendere, paradigma semiotico. Insomma, su questo è inevitabile che prima o poi ci si facciano i conti in maniera molto molto onesta. E quindi questo nostro lavoro vorrebbe anche essere un tentativo di chiarificazione rispetto a queste difficoltà. All'inizio, il nostro primo incontro è stata la presentazione del progetto. Abbiamo messo in campo una serie di questioni, a partire dalla importanza, siccome l'ho fatto io, l'intervento introduttivo, lo dico a partire dai miei interessi particolari, cioè ho proposto una serie di rilevanze, per esempio il problema del trascendentale. Credo che una semiotica o una scienza della significazione, forse meglio, non possa fare a meno di chiarire in che termini la trascendentalità di queste condizioni di possibilità dell'articolazione del senso debba essere intesa, debba essere anche praticata, cioè debba essere vista come una dimensione della pratica scientifica ed epistemologica del proprio fare. In seconda istanza abbiamo cercato di, correlativamente a questa idea del trascendentale, di titolare delle problematiche, che sono problematiche che incontreremo. Come abbiamo detto, abbiamo già incontrato in parte anche l'anno scorso, problemi relativi alla definizione della dimensione immanente di queste condizioni. Quindi se parliamo di trascendentale dobbiamo in qualche modo sapere che oggi come oggi non è possibile, non è immaginabile la ripresa di una problematica trascendentale di tipo soggettivistico, per così dire, no? Ma dobbiamo in ogni caso comprendere il trascendentale come un trascendentale immanente che poggia le proprie condizioni e possibilità su una dimensione sistemica, su una dimensione relazionale in cui in qualche misura ci si confronta con una formazione di queste stesse condizioni trascendentali di possibilità del senso. Quindi trascendentale è il risultato a sua volta, è condizione e risultato a sua volta, no? Di una macchina di formazione. Quindi da questo punto di vista, se c'è una problematica di un trascendentale immanente, questo coinvolge l'idea di forma, e anche da questo punto di vista la relazione tra forma e sostanza merita di essere ripresa, perché bisogna in qualche modo capire come essa si articola e come si declina nelle varie prospettive di una scienza della significazione possibile. Da questo punto di vista, per esempio, andrebbe discussa meglio l'idea di generatività. Una buona parte di quella che conosciamo come una tradizione semiotica di rilievo ha fatto proprio l'idea che ci sia una prospettiva generativa come
come valida per la descrizione dei fenomeni di produzione del senso, e da questo punto di vista si tratterebbe di capire come la generatività prova a tenta di dare corpo a questo problema di una dimensione immanente della relazione tra forma e sostanza, cioè come la sostanza abbia trovi le proprie condizioni di possibilità e determinazione in una forma che però è una forma che generativamente si alimenta di qualcosa che potremmo chiamare una desostanzializzazione costante, no? Della sostanza, e in un movimento che è un movimento dentro a una trascendentalità della produzione del senso. Ma insomma, questo è ancora. E nel nostro secondo incontro abbiamo tentato di rispondere a una serie di perplessità che ovviamente si capisce molto bene. Una volta che un primo incontro, un primo intervento spara, per così dire, tesi o esigenze di questo tipo a per lo più studenti del primo anno della magistrale in semiotica, la reazione è: ma di cosa si sta parlando? Allora abbiamo tentato di lasciare ampio spazio a una discussione delle perplessità. Abbiamo discusso parecchio della nozione di testo, per esempio, la seconda volta, perché c'è un problema di determinazione dell'oggetto della semiotica, quindi di come si può determinare il rapporto stesso in cui un metalinguaggio trova di fronte a sé l'oggetto di cui essere descrittivo, di cui essere la descrizione, e questo oggetto è a sua volta un linguaggio espresso. Quindi da questo punto di vista come il metalinguaggio si articola con il proprio oggetto, cioè in un certo senso lo incontra o lo costruisce. Questo è il grande problema che fa parte ormai di una certa tradizione, dei dibattiti interni a questo strano paradigma che è il paradigma. In che termini si può dire che il testo è il prodotto di una costruzione teorica che garantisce a una concatenazione di dati di essere portatore di significazione. E, ovviamente su questo si tratta semplicemente di, prima di tutto, di esporre una serie di prese di posizione e poi a poco anche di tentare di articolare una posizione tale che possa essere coerente il più possibile con una prospettiva che speriamo di andare costruendo poco a poco in un seminario, che è un seminario di ricerca e che per l'appunto vorrebbe muoversi con questo intento su più fronti. Abbiamo in programma una serie di incontri che vorrebbero mettere alla prova questi concetti. E nel prossimo futuro incontreremo la sociologia, incontreremo la psicologia, incontreremo ancora una volta la filosofia, vorremmo incontrare la linguistica in questa prospettiva, cioè cercando di interagire con queste discipline nei termini di una convergenza o un contributo, un confronto reciproco a proposito delle condizioni trascendentali in una teoria della semiotica.